da 15 anni a questa parte Poste Italiane ha deciso di tagliare sul personale. Basti pensare che siamo passati sull'Aretino da una popolazione postale di 1000 dipendenti, attualmente siamo circa 600-650, con un aumento dei servizi, e questo ha portato però un taglio delle zone per quanto riguarda Porta Lettere e continui distaccamenti da vari uffici postali da parte degli sportellisti. Sindacati sul piede di guerra per la carenza di personale che ha anche ricadute sui servizi. Sono infatti queste le motivazioni che hanno spinto ad aprire lo scorso 1 marzo lo stato di conflitto di lavoro. Dal 14 marzo i dipendenti di Poste Italiane così si astengono dagli straordinari e dalle prestazioni aggiuntive, una procedura che durerà sino al prossimo 13 aprile. Abbiamo inefficienze nel pezzo del recapito, nel senso che manca gente. In tutto qui ad Arezzo sono circa 34 le persone che dovrebbero essere assunte, nonostante che poi Posto utilizzi anche un precariato che ovviamente magari viene assunto, deve imparare, quando poi ha imparato ritorna via, eccetera, eccetera. Dall'altro lato ci sono, proprio per la vastità di cose, il discorso che gli impiegati subiscono tutta una serie di pressioni, di sollecitazioni, oltre ad avere a volte uffici sguarniti, e Poste è stata costretta qui ad Arezzo a tenere chiuso il suo ufficio perché non aveva le persone che potevano aprirlo. I sindacati chiedono così azioni immediate per fronteggiare la carenza di personale, ma anche per disegnare il futuro possibile dell'azienda. Magari utilizzando quegli utili che poi vengono girati al governo, perché di fatto l'anno scorso ha fatto 1.600.000.000, ma sappiamo bene che un'azienda come questa non si può permettere di rimanere ferma, ma deve trovare le risorse, e ce l'ha, per la sfida che è quella della logistica. La logistica è il futuro dell'economia, e chi se non Poste Italiane può vincere questa sfida?